alla conclusione, Zidara sceglie di lavorare, sceglie di laurearsi, perché dice una cosa importantissima. Dice che sebbene noi siamo figli della Magna Grecia, che ha visto nascere la politica, essere un politico senza professione in Calabria è essere un parassita. Per cui Zitara non poteva apparire un politicante parassita, e per questo la sua sconfitta è ancora più drammatica, perché la sua vita è una vita di sofferenza. È un libro amaro, è un libro che, dicevo, ho letto con una certa fatica, ma non perché non sia piacevole leggerlo, perché, e questo è anche scritto nella prefazione, c'è talmente tanta storia, che è una storia però che noi conosciamo, ahimè, poco, nel senso che non la conosciamo nelle prospettive nelle quali conosciamo altra storia. È una storia sommersa, è una storia nella quale l'urlo è quello verso la libertà, ed è una libertà che, e qua chiudo, come si sente dire dal padre Giacomo, è una libertà che c'è quando hai il potere di esercitarla, e noi oggi non abbiamo ancora il potere di esercitarla, e in questo saggio il potere di esercitarla l'autore non l'ebbe, per cui leggiamolo. Carlo Benedicci ha fatto l'introduzione al volume di Zetar e ha detto: ma Zetar l'ha definito un romanzo storico, a me la definizione non piace, dico che a me piace. Questa didascalia apparve niente di meno che sul frontespizio di Promesse Sposi. Questo romanzo storico di Nicola Zitara ha due marce. Da una parte è romanzo, dall'altra parte è saggio. Venendo qui, mi immulinate nella testa che questo romanzo storico è declinato come romanzo economico, e il romanzo economico ha obbligatoriamente più marce, ha la marcia narrativa e ha la marcia pausata della riflessione, ma la macchina è unica. Grande romanzo economico. La cosa è riuscita soltanto ad Alessandro Manzoni. Manzoni, con i Promessi Sposi, ha scritto un romanzo economico. Grande romanzo economico, pur lui ignorandolo, contro il Mezzogiorno. Come si chiude, che poi non dico altre cose, come si chiudono i Promessi Sposi? Con l'ipotesi che l'avvenire economico del Bergamasco, e quindi di Renzo, poggia sulla industria. E ora, dire l'industrializzazione del nord ha significato dire la depressione del Mezzogiorno. Certo, questo nella testa del Manzoni non c'è, ma noi possiamo fare una deduzione. Il romanzo è un romanzo economico. Dopo Manzoni, a meno che non mi sfuggono altri libri, l'unico a scrivere un romanzo economico è Nicola Zitara. Allora qualcuno mi può dire: ma scusa, e questo romanzo economico non l'aveva già scritto Verga, Francesco Iovine? No, perché Verga descrive la miseria accompagnata solennemente, dirigisticamente, dalla rassegnazione. Iovine, tutto il movimento neorealistico descrivono le lotte
dei contadini, ma non c'è lì dentro una ipotesi di sviluppo economico o la disfatta di un modello economico.